con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui nel percorso che ci porta alla cella numero 1 che quotidianamente tutti i pellegrini fanno per leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrive il 30 gennaio del 1921 da questo convento, dalla sua cella. E la scrive al suo caro e amato direttore spirituale, Padre Benedetto. Mio carissimo padre, gli scrive, Gesù sia sempre tutto vostro, vi dia sempre la forza di sopportare con docilità e rassegnazione le prove attuali, alle quali la sua pietà divina e la sua predilezione per voi vi va assoggettando. E dice, mi sento da una parte afflitto, dall'altra parte mi sento riempito di un gaudio straordinario, afflitto perché vi veggo in tante amarezze, ma godo poi nell'ammirare la bontà del Signore che tanto vi predilige. Sì, padre, scrive Padre Pio, è predilezione questa condotta che con voi tiene il Signore. Niente abbandono, niente giustizia, niente indegnità da parte vostra, meritoria di rigetto e di condanna. Tutto quello che avviene in voi, scrive Padre Pio a Padre Benedetto, è affetto di amore, di un grande amore di Dio per voi. È prova, sì, è la prova più amorosa che Dio serba per i suoi eletti, è vocazione a corredimere, quindi è fonte di gloria, posto ciò che, come certo ed indubitato, scrive Padre Pio, cadono le ansie, le trepidazioni che il nemico suscita per la sua malvagia volontà di andare a tormentare e che il sommo bene permette sempre allo scopo, sempre a quello scopo accennato. Voi intanto schernitevi, scrive Padre Pio al suo padre spirituale, di cotesti dubbi e perplessità, perché provengono da Satana.